ragazze e ciao ragazzi, allora è un bel po' che non ci vediamo, sono da poco tornata dalle vacanze e sinceramente stamattina quando mi sono svegliata e ho visto che era successa una cosa al video che avevo girato ieri sera ci sono rimasta malissimo. Niente, povero, ieri sera avevo preparato, cioè mi ero preparata per scendere, ne avevo approfittato per girare un video trucco, soltanto che la videocamera aveva deciso di buttare all'aria il mio lavoro, quindi amen, cancellato, resettato e quindi andiamo avanti. Però oggi pomeriggio pensavo a come truccarmi stasera e mi sono ricordata di una cosa che mi è successa in vacanza. Cioè, sono stata 5 giorni in vacanza e avevo programmato, io ho fatto una vacanza culturale, quindi avevo programmato che durante le giornate non sarei riuscita a tornare in albergo per prepararmi e uscire a cena, quindi mi sono portata soltanto delle matite colorate, ovviamente mascara e un paio di gloss, niente più. Quindi la mattina riuscivo a essere, tra virgolette, carina e colorata, giusto con una matitina e mascara e lucida labbra. Però un paio di volte è capitato che siamo riusciti a tornare in stanza prima di scendere a cena perché abbiamo l'albergo abbastanza centrale e non sapevo come aggiustarmi un pochettino per la cena, perché in poche parole avevo una matitina, mascara, ora ho preso un top coat ma è uguale, il gloss e le salviette. Stop. Ora qui mi sono portata in più una base per ombretto e vabbè una cipria, ma questo avevo. E quindi che ho pensato, cosa faccio, cosa non faccio? Vabbè, ora cerco di creare un piccolo smoky serale solo con la matita in un monocolore, e così ho fatto. Il risultato è uscito abbastanza bene quelle due volte che mi sono riassistemata con la matita, è andata bene. Quindi oggi ho pensato, visto che ieri il video di ieri è andato male, ho pensato facciamo vedere come risistemarci la faccia con una matita. E ora iniziamo. Ora ho messo la matita blu della... di cosa sei? I colori di Elan, numero, blu oltremare, non c'è il numero. Ok, semplice matita blu opaca. Mascara, ho sistemato con le mani le sopracciglia e su all gloss. La prima cosa che vado a fare, a parte prendere lo specchio, non ci vedo niente, preso lo specchio, ci sono, e prendere un fazzolettino, perché ovviamente stando fuori tutta la giornata, rientrando poco prima di cena in albergo, ovviamente abbiamo le palpebre oleose, il trucco ovviamente che qua inizia a sciogliersi. Ciò che sono andata a fare è pulire al di sopra per togliere un pochino il sebo, pulire l'angolo della scaccolina e tirare leggermente la matita verso l'esterno e iniziare a sfumare la matita sopra. Ok, faccio anche dall'altro lato, quindi tolgo il sebo sulla palpebra perché io ho le palpebre oleose, tolgo l'angolo della scaccolina, sfumo al di sotto e al di sopra. Ora io ho utilizzato direttamente la matita e ho iniziato a colorare la palpebra, però se per esempio avessi avuto con me una base per ombretto l'avrei messa, quindi avrei preso la base, tamponato sull'occhio e via. O altrimenti niente, perché se provavo a mettere, anche se poi non ce l'avevo, un correttore, comunque olio su olio, olio del correttore, olio della matita, mi sarei trovata con tutta la matita all'interno della, con le pieghette all'interno delle pieghe dell'occhio. Un'altra cosa che si potrebbe fare se uno non ha una base per l'ombretto è evitare di colorare con la matita
fino alla piega palpebrale, ma fermarsi poco poco al di sotto prima che si iniziano a vedere ad occhio aperto le righine. Io così ho fatto, quindi ho preso la matita e ho iniziato a, così in modo semplice, a colorare la mia palpebra, seguendo ovviamente la mia forma d'occhio. Ovviamente non è che possiamo ora ricercare con una matita un look perfetto, ma giusto quel tanto di colore che ci potrebbe rendere presentabile dopo una giornata di passeggiata in una città calda. Sto attenta a evitare di arrivare alla piega, faccio anche dall'altro lato. A piccoli tratti. Pareggiamo la forma che ho dato anche dall'altro lato. Dopo di ciò, con il dito vado a sfumare dove finisce il colore. In modo così sempliciotto, diciamo così. E poi sempre con il dito sfumo un pochettino il colore all'interno della forma che abbiamo appena dato. Così per amalgamare un pochino le righine di matita. Se vediamo che abbiamo bisogno di un altro po' di colore, io ciò che sono andata a fare è scurire la D finale, disegnando proprio una D con la matita e scurendo il triangolino che ne fuoriesce, sempre con il dito tirare la matita e il colore verso l'interno. Un'altra cosa che si potrebbe fare, tutte le mani blu, e scurire leggermente, sempre tono su tono, l'attaccatura delle ciglia, quindi tirare una linea di matita. Si potrebbe arrivare sia fino giù all'angolo che rimanere verso i tre quarti. Ora rimango verso i tre quarti. E ovviamente andare a mettere la matita al di sotto allungando un po' il tratto per aiutare lo sguardo all'occhio a salire un pochettino e non farlo uscire a pesce lisso. Poi ovviamente ripassare un pochettino di... ah no, se avete una cipria, io ce l'avevo però una volta non l'ho messa, comunque si potrebbe passare la cipria al di sopra del colore. Io ho questa qua in polvere, quindi ho preso un po' di polvere, leggermente a tamponare dove finisce il colore, così anche se perde un pochettino non si va comunque a stampare dove non c'è colore. Poi ovviamente mascara. Anche un pochino sotto. E un po' di gloss, anche se... ops. Mi ero toccata con le mani sporche di colore, anche se ce l'ho
a dimostrazione. Ecco qua, nel giro di conta numeri qua, conta minuti, conta 10 minuti, però chiacchierando un pochettino, comunque nel giro di 5-7 minuti abbiamo avuto una piccola trasformazione di look con una matita per passare dal giorno alla sera. Vi ringrazio se avete guardato il video, vi mando un bacione grosso 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 e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazze e ciao ragazze, in gamba, mi sa che ho detto ragazze e ragazze, comunque ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba, ciao!